Eccoci qui a vivere la nostra domenica, il giorno del Signore, per essere istruiti e santificati per mezzo della viva azione dello Spirito Santo. Un'azione viva e santificatrice che si vive nel giorno del Signore. Si vive ogni giorno in cui si è in comunione di spirito, anima e cuore con il Signore. Ecco la domenica dei figli di Dio, Pasqua della settimana, che in questa particolare occasione è ancor più santa e resa solenne dalla festa dell'Assunzione al cielo che ci accingiamo a vivere presto. Per poter festeggiare colei che è salita al cielo e grazie alla sua materna intercessione poter a nostra volta salire, ascendere, essere assunti al cospetto di Dio, per poter divenire tanti piccoli Gesù e tante piccole Maria, volendolo divenire già in questa terra, almeno nella volontà di voler imitare nella pienezza Gesù e Maria, mettendo in pratica gli insegnamenti del Maestro e mettendo in pratica l'esempio dell'ancella che il Padre ha elevato al rango più alto, assumendola, incoronandola regina per farla divenire corredentrice, colei che unita al Figlio, insieme al Figlio, salva i figli del Figlio. Eccoci dunque a vivere questo giorno santo e solenne, volendo mettere in pratica gli insegnamenti che Gesù oggi ci dona in questa pagina di Vangelo. Gesù che parla del corpo e Gesù che parla della tradizione, insegnandoci che nulla che è esterno al corpo può nuocere ai figli di Dio. Non solo tutti i cibi sono mondi, così come ci insegna il Maestro, ma non dobbiamo temere ciò che viene dall'esterno, ma ci dobbiamo piuttosto concentrare su tutto ciò che è interno al corpo, perché è dal cuore che tutto nasce. In virtù della libertà che il Padre ci ha donato, dal cuore degli uomini possono nascere sentimenti buoni o sentimenti cattivi. Non perché il Padre abbia creato l'uomo non buono. Dio tutto ha creato e tutto ciò che ha creato è buono. È il peccato che ha rovinato e inquinato ogni cosa. E nel momento in cui si dà spazio al peccato di entrare nel cuore, ecco che dal cuore possono nascere ed uscire sentimenti non santi. Questo vale per ciascuno di noi, singolarmente, e questo a maggior ragione vale per il corpo mistico, che è Chiesa, che è l'assemblea dei credenti in Cristo. Voi, fratelli, voi, sorelle, che siete qui, per animare, essere parte di questo corpo. Cristo è il capo, i suoi figli le membra del corpo. E questo insegnamento dobbiamo sentirlo nostro per poter vivere nella pienezza gli insegnamenti del Maestro, metterli in pratica e fare fino in fondo la sua santa volontà. Questo è ciò che oggi lo Spirito Santo ci chiede attraverso le parole ascoltate del Vangelo. E questo è ciò che la Madre ci chiede per poterci preparare a vivere questa santa festa dell'Assunzione, per poter a nostra volta continuare questo cammino di salita, per poter vivere, salendo su questo Monte Santo,
il regno che il Padre ha fatto discendere su questa terra, accorciando le distanze tra Dio e i Suoi figli, mandando nuovamente lo Spirito Santo per far vivere ai figli quella realtà di cielo e di regno che qui è. Ecco allora che il corpo mistico deve poter essere intollerante a tutto ciò che è peccato, allontanando ogni sentimento malvagio che mina la fratellanza dall'interno. Questo è ciò che più mi sta a cuore e che chiedo a voi, figli di questa madre chiesa, di avere a cuore più della vostra stessa vita. Essendo intolleranti a tutto ciò che è peccato e di conseguenza allontanando la tentazione dell'invidia, della gelosia, delle rivalità, della menzogna, degli inganni, delle malvagità, dei furti, della bramosia di potere e di denaro, delle fornicazioni, degli adulteri, della concupiscenza, degli omicidi, della stoltezza, così come ci insegna Gesù oggi. Questo è il nostro primo punto di attenzione. Nel momento in cui, intolleranti al peccato, vigileremo sul nostro cuore per non far entrare nel cuore questi sentimenti, dal cuore non potranno uscire, perché non ci saranno. Questa è la svolta che vi chiedo per proseguire questo cammino santo nella consapevolezza di vivere la grande festa dell'Assunzione, per poter insieme a Maria svoltare ancor di più, per andare incontro a ciò che il Padre desidera, affinché il mondo veda e creda. Di fronte ad un mondo che sempre più sta precipitando, i figli di Dio si devono ergere e la loro luce deve brillare. Non può essere tenuta sotto il moggio la luce, ma deve essere ben vista, messa in alto. Ecco perché l'esempio e il comportamento ora è santo e deve esserlo ancor di più, affinché tutti coloro che non conoscono questa realtà, vedendo e incontrando voi, amati fratelli, amate sorelle, possono veramente dire: è opera di Dio. Vedendo voi, diletti giovani, possono veramente dire: questo è frutto dell'amore di Dio, è opera di Dio. Vedendo in voi non sentimenti insani, ma vedendo fratellanza, obbedienza, purezza e umiltà, quelle virtù che fanno brillare i figli e di conseguenza fanno brillare la madre Chiesa. Ecco allora il voler onorare il Padre e il voler onorare la Madre, quel Padre e quella Madre che Dio ci hanno donato per poter amare e onorare quei fratelli e quelle sorelle che Dio ci ha donato. Non sempre i fratelli e le sorelle sono come noi vorremmo che fossero, ci insegna Gesù. A motivo di ciò, ognuno guardi dentro di sé per poter far brillare ogni virtù, e a quel punto si potrà ancor di più aiutare e amare quel fratello che come noi è in cammino per poter insieme salire il Monte Santo, ascendere e abbracciare colui che è asceso, Gesù, e colui e colei che è stata assunta, Maria, ascesa e assunta alla grazia di Dio. Ecco l'insegnamento che Gesù ci dona per poter andare oltre ad una tradizione passata che non appartiene a Dio e alla legge di Dio, nel momento in cui, a causa della tradizione, si mina il cuore della legge. Il cuore della legge è l'amore. L'amore a Dio
e alla sua azione che avanza nella storia, l'amore al Figlio che si è incarnato nella storia, l'amore allo Spirito Santo che si manifesta e manifesta il pensiero di Dio nella storia. A cosa serve rimanere ancorati alla tradizione, a riti e a tutto ciò che è esteriore, se poi si manca nella cosa più importante, che è l'amore verso Dio e verso il prossimo? Amore verso Dio non accogliendo ciò che Dio ha voluto donare a questa umanità, mandando qui nuovamente il suo Spirito, suo Figlio, in questa culla. E di conseguenza non amando il prossimo, pensando solo a se stessi, piegando i comandamenti di Dio a leggi umane, comandamenti umani che contraddicono la legge di Dio. Questo capitò allora e Gesù ammonì quei farisei ipocriti, e questo capita oggi, dove lo Spirito Santo ammonisce i farisei ipocriti di oggi che, volendo rimanere ancorati alla tradizione, hanno tradito lo Spirito Santo, mettendo nuovamente in croce lo Spirito Santo, contravvenendo al primo e più importante dei comandamenti che Dio ci ha donato. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Gesù Cristo, il Dio incarnato, nuovamente è stato scartato, a parole e nei fatti. A parole, a causa delle parole di una casa che doveva rimanere fedele e che invece ora insegna che la prima alleanza non è mai stata abrogata, e che ora insegna, in nome di una fratellanza umana, che le diverse religioni sono una sapiente volontà divina. Grande eresia e grande bestemmia. Non vi sono diverse religioni in cui si manifesta la sapienza divina. Una è la religione che il Padre ha donato nel tempo e per tempo ai suoi figli. Una è la casa con la quale il Padre nel tempo e per tempo ha stretto la sua alleanza. E nel momento in cui l'alleanza precedentemente stipulata si è interrotta, non a causa di Dio, ma a causa degli uomini che hanno tradito Dio, non accogliendo il suo pensiero, quell'alleanza non è più, quell'alleanza è stata abrogata affinché il Padre potesse stipularne una nuova e ancora rinnovare quella nuova stipulata, affinché il mondo, di buona volontà, alla ricerca della verità, potesse senza indugio, senza dubbi, riconoscere dove Dio dimora, dove il popolo alleato con Dio, che mette in pratica gli insegnamenti di Dio, è, su quale monte Dio ha posto la sua tenda e su quale monte sta chiamando i suoi figli a raduno per manifestare quel piccolo resto dell'Israele di Dio con il quale il Padre ha rinnovato, rifondato la sua alleanza. In questo tempo di confusione, i figli di Dio devono brillare per manifestare l'incongruenza di altri che, volendo rimanere ancorati alla tradizione, rischiano di perdere tutto. Un terzo delle stelle del cielo già è caduto, seguendo l'insegnamento eretico di chi sta insegnando ad andare contro il primo comandamento e sta insegnando, in un'ambiguità dilagante, a dissacrare il dono sacro della vita, aprendo con ambiguità al fine vita, comprendendo chi si toglie la vita anziché essere netti nel condannare e tanto amorevoli nell'aiutare, e così disgregando la famiglia in quell'unione santa tra uomo e donna, maschio e femmina li creò, unitevi e moltiplicatevi, che il Padre ci ha insegnato. Si è ambigui. Una volta si dice una cosa, ma poi si fa il contrario, per portare confusione,
per aprire spiragli all'azione dello spirito del nemico di Dio, per disintegrare i due pilastri su cui si fonda questa società, famiglia e vita. Ma un altro terzo di stelle rischia di cadere. Se chi, volendo rimanere ancorato alla tradizione e avendo capito l'inganno, non accoglierà l'azione dello Spirito Santo che qui ha voluto porre la sua tenda, cadrà. Già quella casa è profondamente divisa, anche tra chi è rimasto ancorato alla tradizione, chi segue colui che è emerito, chi ritorna agli anni 60 e così via. Svoltate, se volete salvarvi, perché il Padre così ha deciso. Chi si vuole salvare, chi vuole guadagnare la vita eterna, deve percorrere la via che di volta in volta lo Spirito Santo traccia, per poter rimanere ancorati all'unica verità assoluta e non perdersi in tante verità relative, frutto di un mondo che insegue un nuovo umanesimo per poter allontanare in realtà gli uomini dall'uomo Dio. Questo è l'inganno che l'umanità assopita non comprende, che tanti cristiani addormentati non riescono a comprendere e a capire. Ecco perché a voi mi rivolgo, figli e fratelli, affinché questa svolta sia viva e totale, affinché coloro che vogliono credere, guardando al vostro esempio, guardando al vostro amore fraterno, possono veramente dire: qui dimora Dio. Qui ci si ama da veri fratelli. Qui veramente abita lo Spirito di Dio. L'esempio, come sempre, ce lo dona Maria. Prendete le sue mani e nulla avrete a temere. Prendete quelle mani sante e lasciatevi condurre al cuore del Padre, quel cuore del Padre che qui si è manifestato e sempre più si manifesterà nell'unigenito Figlio, per ricondurre il popolo santo di Dio in quel giardino santo da cui tutto è partito. Non una favola, ma la realtà di Dio, scritta, profetizzata e che ora stiamo vivendo. Annunciate Maria Nuova Gerusalemme, con l'esempio e con le opere, con l'amore, affinché anche chi non conosce Gesù, tramite il vostro amore, possa, prendendo le mani di Maria, abbracciarlo e viverlo per l'eternità. E così sia.